Buongiorno a tutti ragazzi e buon giovedì 24 febbraio. Ieri sera abbiamo assistito alle ultime due gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Abbiamo visto affrontarsi Atletico Madrid e Manchester United. L'altra gara molto bella, come avevo già previsto anch'io, era Benfica-Ajax, dove sinceramente è stata una gara molto più divertente e molto più combattuta. Ragazzi, mi raccomando, seguite il mio canale, iscrivetevi, mi trovate anche su Instagram, grazie di cuore. Parliamo di Atletico Manchester United, partita molto molto tirata, anche se l'Atletico Madrid sicuramente ha un gioco più fluido, abbiamo visto un Atletico con le idee molto più chiare rispetto al Manchester United, che sinceramente non riesco a vedere un gioco come si deve, eppure i giocatori li ha. Ma non riesce a fare quel qualcosa in più, non riesce a dare quella continuità nel gioco, nei passaggi, eccetera, eccetera. Non ha la fluidità, non ha ancora trovato la quadra, diciamo. Nonostante il Manchester United, ripeto, ha dei giocatori veramente fortissimi e questo non si può negarlo. Per quanto riguarda Benfica-Ajax, come vi avevo detto già ieri, avevo pronosticato una partita bellissima, divertente. Infatti avevo detto che secondo me era la più bella e non mi sono assolutamente sbagliato. Perché? Perché Benfica-Ajax sono due squadre che giocano a viso aperto, senza paura e senza nulla da perdere. E hanno veramente dimostrato la grande forza. Allegher, capocannoniere del centro della Champions League, un giocatore veramente impressionante. Anche se primo tempo è stato marcato Ajax, molto di più, secondo tempo è uscito fuori Benfica e ha fatto una grandissima prova. Due partite che adesso, finito in parità e non essendoci più, come voi tutti ben sapete, il gol doppio, sono due gare che praticamente come se fossero 0-0, perché senza il gol doppio 1-1, 2-2, 3-3, 0-0 è uguale. Quindi due partite molto molto insidiose dove a ritorno vedremo come andrà a finire. Il mio pronostico personale, l'Atletico Madrid per il passaggio del turno la vedo al 55% e do 45% il Manchester United. Per quanto riguarda Benfica-Ajax do esattamente un 60-40 visto che l'Ajax gioca in casa. Quindi per me le favorite che accederanno ai quarti di finale sono Ajax e Atletico Madrid. Questo è il mio pensiero, però occhio, perché come ho sempre detto, nel calcio di scontato non c'è nulla. Quindi vedremo a ritorno cosa succederà. Sicuramente l'Atletico deve andare all'Old Trafford, è un campo sempre molto ostico e molto difficile. Idem, il Benfica deve andare ad Amsterdam, dove comunque l'Ajax in casa è veramente una grandissima squadra. L'Ajax che ogni anno si dimostra veramente una grande squadra, con tanti giovani, e nonostante tutto ciò arriva sempre lì, tra le prime 8, o le prime 4, o le prime 16. Quindi complimenti veramente all'Ajax. Detto ciò, stasera ci sarà l'Europa League, ci sarà una bellissima partita come Napoli-Barcellona, sono molto curioso. Non do pronostici su Napoli-Barcellona per un semplice fatto che anche lì è finita in parità al Nou Camp, però non c'è il gol doppio. Da italiano mi auguro che il Napoli passa al turno, ovviamente. Se devo essere sportivo e vedere la partita di andata, scusate, al Nou Camp, il Barcellona è la squadra favorita, però do sempre un 55-45, 55 Barcellona, 45 Napoli. E questo è un mio pensiero. E poi, da italiano, mi auguro che il Napoli riesca a passare il turno. Uno, perché è una squadra italiana, due, così rimane impegnata in settimana. Detto tutto questo, vi aspetto numerosi, ripeto, nella mia pagina, sul mio Instagram, e a breve farò un altro video con delle news molto importanti che riguardano Casa Milan. Ho delle notizie molto importanti da darvi, e giustamente sto ancora ricercando delle fonti più concrete, perché quando do le notizie cerco di darle sempre correttamente, non tanto per parlare. Quindi vi tengo un po' sul suspense, diciamo. Ci sono delle notizie da Casa Milan, non vi anticipo nulla, aspetto anch'io degli aggiornamenti e delle fonti più sicure e a quel punto vi dirò queste news.
Grazie a tutti ragazzi e vi auguro a tutti un buon giovedì, un abbraccio e buona giornata a tutti. Grazie di cuore.